Buonasera cari amici del Poliedro, questa sera siamo in compagnia di una graditissima ospite, la dottoressa Ilaria Vegno Lunati, commercialista e revisore legale, che ha scritto un libro molto molto interessante, peraltro oggetto già di alcune ristampe, La finanza per Barbie. Ecco che questo testo mi ha incuriosito tantissimo e proprio per questo abbiamo deciso di invitarla in trasmissione. Buonasera, dottoressa. Certo, grazie. Intanto grazie mille per questo gentile invito. Sono molto contenta di poter parlare di un tema che a me affascina molto, come l'istruzione finanziaria e la finanza, insieme a voi. Io ho tanti anni che cerco di capire e di focalizzarmi su conoscenze che possono in qualche modo renderci più liberi e migliori. E nell'ambito di questa mia ricerca, mi sono convinta che l'educazione finanziaria, l'istruzione finanziaria possa essere molto importante e possa veramente liberarci e garantirci un futuro anche migliore. E secondo me c'è proprio una connessione molto forte tra indipendenza finanziaria e libertà. Ed è da questa riflessione che ho voluto dare questo legame a questo libricino che ho scritto con l'iconica bambola di Barbie, che per me è proprio un esempio di leggerezza, di immaginazione, di inclusione, di ispirazione, anche di gioco. E quindi ho pensato così, di ricreare quasi un salotto d'incontro, dove parlare di finanza però in maniera molto, molto semplice e si spera divertente o comunque veramente molto, in maniera molto lineare, molto pratica. Infatti questo libricino è molto piccino, però contiene tanti concetti di finanza, che appunto mi sembra di poter condividere. D'altro canto, un'altra cosa così, che mi ha sempre incuriosito di questa bambola, di questa bambolina Barbie, è proprio il fatto che questa bambola è stata, diciamo, utilizzata, ideata proprio perché fosse una bambola adulta e quindi potesse essere utilizzata dai bambini un po' come proiezione di sé nel futuro. Quindi questo mantra, puoi essere tutto ciò che desideri, e quindi un auspicio al divertimento, un auspicio a grandi successi, a grandi situazioni molto positive, quindi questi accessori, questi splendidi vestiti, ville meravigliose, auto di lusso, eccetera. E mi sono appunto attaccata a questo mantra, diciamo che è diventato anche abbastanza famoso anche di recente col film, proprio per pensare una chiosa, una parentesi, e dire sì, allora puoi essere tutto ciò che desideri, però imparare a gestire le tue finanze sarà fondamentale qualsiasi cosa tu veramente riesca a raggiungere, qualsiasi situazione tu riesca a traguardare. E questo perché alla fine, se ci pensiamo, la finanza e la finanza personale in particolare riguarda tantissimi aspetti della nostra vita. Anzi, devo dire che mi è sempre fatto molta impressione quando sono nate le mie bambine, che proprio la prima posta, la prima lettera che arriva a casa è proprio subito il codice fiscale, come dire, bene, ancora prima degli auguri. Ecco, che siamo coinvolti, però, a meno che non facciamo una vita molto avulsa dalla società, però siamo comunque coinvolti in questi temi finanziari e fiscali praticamente quotidianamente, nel senso che Ah, tantissime nostre certo. scelte, a volte più o meno consapevoli, però riguardano la finanza. Ecco, in questo Ecco, senso, quindi, dottoressa. diciamo l'idea. Certo? Detto che sta parlando con tanta passione di No, no. questo tema, che è un tema per molti ostico, no? Perché la finanza viene collegata spesso dalle persone più naif, se vogliamo, a un qualche cosa di estremamente freddo, a volte un po' noioso. In realtà è qualcosa di diverso, almeno questo testo ci fa vedere. Lo stesso oggetto culturale, lo stesso concetto, il grande mondo della finanza, sotto un altro punto di vista. E a me ha colpito, per esempio, leggendolo, un paragrafo intitolato L'eleganza della finanza. Ecco, ci vuole spiegare, secondo la sua visione, qual è questa eleganza?
Ecco, sì. Allora, a me piace l'idea di parlare di eleganza partendo sempre così, dal significato latino, che definisce proprio la capacità di scegliere, cioè la possibilità, le competenze per poter essere in grado di scegliere. E quindi io parlo appunto di eleganza della finanza per ragazze di ogni età, proprio perché, secondo me, affinare mediante la conoscenza delle alternative e mediante tecnicismi e competenze, affinare quindi la capacità di scelta in ambito finanziario può essere molto, molto interessante. La conoscenza finanziaria è un processo che è sia un apprendimento, diciamo, tecnico, ma anche che coinvolge molta, molta pratica anche sul campo. E quindi la capacità di scelta diventa poi, secondo me, fondamentale ed è soprattutto un qualcosa che mi piacerebbe che fosse una scelta personale, cioè spesso quando si tratta di decisioni finanziarie, moltissime persone sono portate a forse a una biura, cioè a far scegliere, a delegare agli altri le loro scelte, a volte perché è più veloce, a volte perché il tempo manca, a volte perché non ci sono le competenze, oppure a volte anche per comodità. Ecco che quello che penso è che serva prendere in mano la situazione, assumere un po' il controllo e quindi cercare di scegliere in base alle proprie esigenze personali e così, in questo senso, ecco. Certo, perché poi è importantissimo. È un testo, sembrerebbe, dedicato particolarmente alle ragazze. Sì, assolutamente. Allora, la mia prima ispirazione è stata mia figlia che ha 23 anni, che sta finendo gli studi e che giustamente, in base alle sue scelte, è riuscita a scapolare tutti gli esami di economia e di finanza e quindi adesso sta laureando in ingegneria, quindi è riuscita veramente, verificavo ancora stamattina, a saltarli proprio tutti, anche quelli sul bilancio. Allora è sempre stato mio, così, mio onere e mio pregio cercare invece di fare in modo che comunque queste conoscenze trapelassero e che fossero sue lo stesso, proprio perché penso che una ragazza ai tempi nostri non possa più prescindere da delle competenze di carattere finanziario, anche solo appunto legate al suo ambito di finanza personale, ma penso che sia molto importante. Questo non lo dico solo io, ce lo dicono le statistiche che sono purtroppo ancora molto, così, molto complicate in tema femminile, perché appunto ci sono ancora poche, ci sono ancora poche donne che hanno un proprio conto corrente bancario. Ci sono tanti indicatori, che riportano il mondo femminile in una situazione ancora delicata. Ci sono tante, tante problematiche, di she poverty, specialmente nelle persone adesso più anziane, magari in pensione, e le statistiche dicono che la povertà è molto più frequente, al femminile, piuttosto che al maschile. Questo forse magari è legato a, non so, stipendi più bassi piuttosto che a vita media più lunga, insomma, tanti fattori, però in effetti dal lato femminile le statistiche secondo me ci danno la possibilità di migliorare, nel senso che hanno degli ampissimi margini di miglioramento. E quindi penso che niente possa essere più, come dire, più importante che spiegare alle ragazze, poi vabbè, chiaramente anche ai ragazzi, però in questo momento diciamo, la vedo una situazione più fragile, la nostra. Come fare, quindi avere delle competenze, delle conoscenze in tema di finanza personale per potersi veramente affacciare al mondo della finanza in maniera serena, in maniera non pericolosa e anche senza affidarsi totalmente, quindi con magari situazioni che non collimano poi con i propri desideri, i propri sogni e le proprie esigenze, ecco. Perché a questo punto, in questo modo, lei tira in ballo direttamente la scuola, perché possiamo capire un percorso di istruzione terziaria dove per scelta, ad esempio, si fa un percorso di approfondimento, tematico, per esempio facendo una facoltà di economia e commercio, molto diversa invece la situazione dell'educazione finanziaria, sulla massa degli studenti che sostanzialmente non esiste.
Allora, io devo dire che sono molto, come dire, sono molto fiera del nostro sistema scolastico, perché a me devo dire piace molto, dà una cultura generale anche molto, molto solida, molto, molto ferma, dà tante possibilità di crescita e di veramente di educazione. L'unico, veramente, l'unico appunto, forse appunto, è proprio questo discorso dell'educazione finanziaria. Nel senso che sicuramente ritrovo delle conoscenze, delle competenze che sono fondamentali perché sono importantissime nello studio della storia economica, che chiaramente ci dà comunque, insomma, al liceo in genere, insomma, si studia la storia con un'ottica, anche con uno sguardo molto, molto forte, molto importante anche sulla parte dell'economia, e lì sicuramente le basi sono fondamentali e sono sicuramente d'aiuto appunto per capire meglio il mondo dell'economia e il mondo della finanza. Ecco, detto questo, io veramente auspicherei che ci fosse invece però anche una capillarizzazione in tema di educazione finanziaria, magari, boh, non so, nell'ambito dell'educazione civica o comunque anche di qualche altra materia o collaterale alla matematica, qualcosa del genere, che possa però dare delle basi anche solo semplici, tipo, non so, la capacità di costruire un piccolo cash flow, i flussi di cassa, in alcune situazioni molto banali anche, però senza delegare totalmente questo tipo di nozioni, questo tipo di informazioni, di conoscenze, senza delegarle totalmente o alla famiglia o anche chiaramente, come può succedere in maniera molto, molto normale, alla passione personale della persona, quindi che appunto il ragazzo poi diventi un autodidatta e si appassioni a qualche settore appunto della finanza e decida di studiarlo, di approfondirlo. Ecco, penso che in un'ottica generale sarebbe invece molto importante che questa conoscenza fosse un po' più diffusa, anche non in maniera troppo approfondita, ma che fosse appunto gestita in maniera più universale, cioè che fosse veramente dato un po' a tutti. Anche perché quando parliamo poi di finanza personale, i concetti non sono complicati, cioè bastano veramente le quattro per avere delle nozioni importanti, senza dover sviluppare poi dei prodotti finanziari, bastano veramente soltanto le quattro operazioni, forse la percentuale, però non sono ostacoli, diciamo, matematici che ci possano, per esempio, bloccare nell'apprendimento. Quindi sì, secondo me potrebbe essere molto interessante. E a questo forse aggiungerei anche un'altra cosa, a cui forse non pensiamo, a cui forse penso solo io, però che io penso veramente che quando in qualche modo noi utilizziamo il nostro denaro, spendiamo il nostro denaro e facciamo delle scelte economiche, stiamo veramente impattando sul mondo in maniera forte. Io penso sempre che sia ancora più, le nostre decisioni siano ancora più importanti e in grado di cambiare le situazioni nel mondo, persino rispetto a determinati voti politici e cose di questo genere, perché come noi usiamo il nostro denaro, può aprire le porte a discorsi di inclusione, di sostenibilità. Pensiamo, non so, ad esempio alle banche a cui ci affidiamo, agli investimenti in armi, all'attenzione all'ambiente, all'attenzione a tante cose. E quindi, in base alle proprie, come dire, alle proprie, alla propria morale, alla propria etica, ai propri credo di ciascuno di noi, impegnandoci anche ad essere coerenti con le nostre ideali, quello che noi auspichiamo, le nostre scelte economiche e finanziarie possono veramente dare dei cambiamenti, delle svolte, e possono essere significative, ecco, al di là di altri, così, di altre idee. Ah, davvero molto, molto interessante e molto originale la posizione che porta. E devo dire che, nonostante il tema possa sembrare ostico, lei con questo libro ha fatto centro perché è proprio anche divertente leggerlo. Troppo Adesso gentile. io mi sono soffermato. No, 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 guardi, non è piaggeria, è proprio un. No, no, dico troppo Sono gentile. molto. Sì, no, no, davvero molto, molto simpatico. Ora mi sono fermato, ho riletto un po' alcuni paragrafi. Ad esempio, c'è un paragrafo dove lei si sofferma sulle plusvalenze e fa una distinzione tra capital gain e flusso di cassa, possibilità di guadagnare quindi col flusso di cassa. Per esempio, ce la vorrebbe spiegare perché è davvero simpatica come cosa.
Certo, allora adesso in questo momento non mi ricordo proprio il paragrafo, però la differenza tra le plusvalenze, cioè allora quando, allora io penso sempre che l'obiettivo di risparmiare sia quello poi di investire, nel senso che sicuramente il risparmio è corretto, però per poter incrementare, per poter avere veramente dei rendimenti positivi, bisogna il capitale che noi risparmiamo investirlo. Adesso per fare un esempio semplice, l'investimento di un capitale potrebbe essere, ad esempio, in un piccolo appartamento piuttosto che in una piccola barca. E allora, per esempio, la plusvalenza che si può generare, le plusvalenze possono essere appunto due. Uno, un flusso di cassa, se per esempio questo appartamento lo affitto e quindi posso avere mensilmente un'entrata che viene chiamata un'entrata passiva, nel senso che io non sto lavorando direttamente per quell'entrata, è chiaro, faccio un investimento nell'acquisto della casa, però non sto lavorando direttamente, quindi potrò, tra virgolette, godermi il frutto di questo immobile. E questo è un cash flow perché è proprio un flusso di cassa che mi entra mensilmente, annualmente, in relazione alla proprietà che io ho di questo immobile. D'altra parte, io potrei anche invece acquistare un immobile perché penso che possa essere un ottimo investimento, possa essere una zona molto pregiata, in una città, importante come potrebbe essere adesso Milano, e decido di comprarlo perché magari stanno costruendo una nuova fermata della metro, qualcosa che coinvolgerà in maniera positiva, la localizzazione di questo immobile, e quindi magari lo compro oggi per rivenderlo l'anno prossimo, con un capital gain, quindi con una differenza di capitale che appunto viene generata dall'incremento del valore di questo immobile. E quindi sono investimenti sostanzialmente alternativi, però che mi consentono due cose diverse. Uno, una sorta di investimento, come potrebbe essere anche quello della compravendita dei titoli per guadagnare sul rialzo del titolo, e l'altro invece è un investimento che guadagna, per esempio, non so, facendo il paragone sempre dei titoli, sul dividendo e quindi incassa i dividendi tutti gli anni o tutti i semestri per il periodo di possesso del titolo e quindi sono due situazioni diverse. Personalmente io preferisco sempre il flusso di cassa quando si può ottenere perché dà una continuità e una situazione che è molto più comoda anche rispetto a tante transazioni che poi cominciano ad avere anche dei costi più significativi, eccetera. Comunque ci sono dei così molte situazioni che possono essere interessanti. Molto lo sono, beh, tra l'altro credo che tutte le persone in ascolto addrizzeranno le orecchie. Nella pagina successiva c'è un altro paragrafo che parla di flusso di cassa personale. Ora, Ah, sì. pagina, a pagina 27, a un Grazie, certo scusa, punto lei fa, così. Sì? prego, No, prego, certo. a un certo punto una differenziazione tra, perché flusso di cassa personale significa di ognuno di noi, quindi ognuno di noi ha una posizione personale e professionale differente. Ora, mi sono soffermato sul tema dei dipendenti, cioè le persone che lavorano in funzione di un Un po' salario. provocatorio. Sì, infatti volevo chiederle questo perché mi ha molto interessato, diciamo, la conclusione di quel capoverso, nel senso che ora sembra, non è un'interrogazione, cioè proprio il fatto che è un libro che mi ha molto colpito. È giusto che, cioè, i dipendenti hanno uno stipendio e quindi hanno meno controllo, addirittura non hanno controllo sul loro guadagno se non il fatto che sia prevedibile, cioè sia quello per cui hanno pattuito o definito un contratto. Però lei dice, sicuramente è popolare questo tipo di percorso tradizionale solo perché la maggior parte delle persone non ha l'educazione finanziaria necessaria, lo dico in altre Eh parole, sì, per no, qui è provocatorio, crescere. Ecco, qui è provocatorio, sì. nel senso che a volte, ma noi siamo stati anche un po', tra virgolette, programmati per questo, nel senso che anche tutta la no spesso anche la nostra educazione, anche già i nostri genitori, in genere si dice sempre, dai, cercati un buon lavoro, un lavoro che ti piaccia, che ti dia soddisfazione e poi giustamente sei tranquillo, sei al sicuro. E questo era un ragionamento molto, molto frequente ancora nei nostri
specialmente per i nostri genitori, dove veramente si aveva il lavoro per sempre, cioè uno veramente veniva assunto, il primo lavoro della sua vita era poi quello con cui sarebbe andato in pensione. Quindi c'era una stabilità e un discorso di regolarità, di crescita all'interno di un sistema che poteva essere aziendale molto forte e molto importante. Adesso questa situazione è più mobile, perché nella nostra era, che ormai è diventata anche, bene o male, però è diventata anche molto digitalizzata, molto, stiamo parlando tantissimo anche di intelligenza artificiale, eccetera, moltissimi luoghi di lavoro, molti lavori verranno quasi a scomparire. Si prevede che circa il 40% di determinati lavori in azienda scompariranno. Quindi l'obiettivo, a mio avviso, quale dovrebbe essere? Per una persona preparata soprattutto per i tempi futuri, quindi in questi momenti in cui il lavoro sì che ci sarà, ma sarà più mobile, sarà più labile, sarà più facile restare dei periodi senza lavoro, doversi un po' organizzare. Ecco che in questi termini, se una persona si approfondisce la sua istruzione finanziaria, avrà modo di trovare delle rendite alternative o comunque delle rendite da affiancare al proprio lavoro, che possano portare comunque delle entrate, dei flussi di cassa positivi, oltre al reddito da lavoro, e che possano in qualche modo supplire nel momento in cui questo lavoro, per qualunque motivo contingente, potesse in qualche modo sparire. Consideriamo anche sparire anche temporaneamente. Consideriamo per esempio che, non so, per esempio, un altro elemento che, così adesso non che tutti, non bisogna che tutti diventino imprenditori, però anche un altro elemento importante da tenere in considerazione è anche la tassazione di questo reddito che noi abbiamo, perché ci sono tassazioni molto diverse tra il reddito del lavoro, i redditi invece non so, ad esempio le rendite finanziarie, quindi il reddito da investimenti finanziari, il reddito di impresa, il reddito di associazioni di professionisti, e quindi uno come si posiziona può trovare con un po' di, così, un po' di, secondo me, di cultura, ecco, di preparazione finanziaria, può trovare dei modi per investire che possano consentirgli di avere delle altre entrate. Ecco, e questo secondo me è una cosa che sarà sempre più importante e che è molto trascurata, ecco, nel senso che spesso magari così ci si rivolge di più al risparmio o a qualche fondo di investimento, a qualche forma di copertura, però diciamo non è così banale, non è così semplice trovare delle situazioni in cui cercare di investire in maniera diciamo diversa e veramente più differenziata rispetto a una situazione di attivi cartacei o comunque di titoli e di situazioni di questo genere, ecco. Sì, non è affatto banale, ha detto bene No, e non è credo fatto che sia. male. Sì, infatti, credo che siano anche abbastanza poche le persone che ragionino in questi termini, partendo da un dato di dipendenza, di dipendenza intendo dire da un Certo, lavoro no, dipendente. E no. No, quindi infatti poi certamente è una bella assolutamente sfida. è. No, no, che è importantissimo e che, diciamo, è molto molto importante che ci sia. Il ragionamento è proprio quello di cercare di mettersi un po' a vento qualora ci fossero delle situazioni di disequilibrio, ecco. E quindi questo è, secondo me, molto importante, proprio per capire, in base anche a situazioni contingenti che possano succedere, come riuscire a magari mantenere lo stesso tenore di vita, piuttosto che lo stesso equilibrio finanziario, anche magari lavorando meno, piuttosto che lavorando in maniera diversa, ecco. E quello secondo me potrebbe essere anche molto appealing, nel senso che magari l'idea di non andare proprio in pensione tardissimo, ma di riuscire a mettersi in una condizione di poter, come dire, lavorare o smettere di lavorare sostanzialmente quando si è in equilibrio finanziario, potrebbe essere come dire, una spinta a rivolgersi così, a studiare e a capire bene quali possono essere delle scelte finanziarie che possano essere adeguate per una persona, per una famiglia.